YouTube, io sono Mako e questo è Mako's Corner. Bentornati al vostro appuntamento musicale settimanale preferito. E oggi siamo qui per fare una reaction ad un album che io aspettavo tantissimo, ossia il nuovo album di Rose Villain, Radio Sakura, che adesso praticamente sta facendo impazzire tutti quanti. Dopo l'Annalisa Mania e la Elodie Mania, adesso ci ritroviamo con la Ricchi e Poveri Mania e con la Rose Villain Mania. Quindi ho recuperato tutto Radio Gotham e mi è piaciuto tantissimo. E adesso è arrivato il momento di andare a vedere se mi piace anche questo. Sono 12 brani con diversi feat, di cui due brani in realtà li conosciamo già, perché uno è quello di Sanremo e l'altro è Io, Me e Ad Altri Guai. Io direi che possiamo iniziare, ma prima di farlo, come al solito, vi ricordo che se volete sostenere questo canale dovete fare due cose principali, ovvero iscrivervi e lasciare un bel mi piace a questo video. Ma se volete potete anche lasciarmi un piccolo tip qua sotto, trovate il link a Ko-fi per farlo. E inoltre, sempre nella descrizione, potete trovare tutti quanti i miei social. Io direi che possiamo partire quindi con la primissima traccia, A Torianzo. Ok, tra l'altro raga, questo qua è già un feat con Madame e mi interessa molto questo feat. Ma se non si ha niente da dire, meglio prendere pausa. Io tra l'altro adoro la sua voce. Puoi erigere palazzi. Restare calmi può erigere palazzi. Dovrei imparare questa cosa. Raga, ma che vocals? What? Ok, eccolo il beat trap. Bello, lei sa che finisce qua. Tra l'altro raga, appunto, io non sono molto esperto di musica trap, rap, ma mi piace ascoltarla. Quindi i miei commenti saranno un po' superficiali e non troppo tecnici. Sotto la stessa luna, moonlight. La base, sentite che bella, con tutti questi archi. Si sente già la doppia voce con Madame sotto, raga. Eccolo. Allora, A Torianzo è il maestro di Kill Bill. Appunto, il maestro mi tende il braccio. E poi di colpo sono diventata Kill Bill Mulan. Fico, adoro queste reference. Mi è piaciuta un sacco questa intro, raga. Perfetta, secondo me, con il mood, appunto, ripeto, della copertina. Il feat giustissimo, iniziare con un feat con una donna, mi è piaciuto un sacco. È una canzone, secondo me, molto female empowering. Passiamo quindi alla seconda traccia, che già conosciamo, Click Boom. Io ho adorato questo pezzo a Sanremo e secondo me meritava di stare molto più in alto. Cioè, sentite anche qua che bella la base. Nel mio disordine. La voce, adoro il range da cantante a rapper. Ricordo ancora il suono click boom boom boom. A voi piace questo cambio di melodia? A me, devo dirvi la verità, mi fa ancora strano, perché cioè io amo tantissimo la parte dove lei canta prima del pre-chorus e quando c'è questo na 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 boom 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 mi coglie sempre impreparato. Però dai, non possiamo dire che la canzone non è bella, anzi. Passare alla numero 3, Stan feat Ernia. Giro la città e dovunque va Bogota. Ok. Un beat un po' più a tempo. Non è che mi piaci, sono proprio Stan. Non mi ricordo più chi ero prima che arrivassi tu. Se ti vedo sto bene. Ok, è il sottone anthem. Cioè in realtà è un love anthem. Ernia, a me raga, dopo che ha fatto la canzone Polka 2 può essere, mi ha scioccato nei suoi lyrics. E sentirlo qua con questa canzone un po' più cute mi fa stranetto. So già che mi assurerò il tuo nome. No, non farlo, fidati. Sei la mia superstar. Oddio, mi ricorda Superstar di Taylor. È molto cute come canzone. E con Ernia poi non me l'aspettavo, appunto, perché cioè io non sono esperto delle canzoni di Ernia, ma mi ricordo che sono proprio rimasto scioccato dai suoi lyrics in polka. Quindi adesso vedere che sa fare anche canzoni con un testo un po' più contenuto, apprezzo. Passiamo al numero 4. Huh? Questo titolo mi incuriosisce tantissimo. What? Huh? Ecco, la mia reaction è proprio Ok, è una canzone un po' bad bitch. Trendsetter Villain. Sì, ok, è molto bad bitch. Non ho amici, sono fan. Ho comprato casa in Toccia, ti rispondo. Se ancora hai dubbi ti rispondo Ok, dai, è una canzone in cui chatteggiamo un po', insomma, e dici, se ancora hai dubbi sul fatto che io sono una figa, ti rispondo Ci piace questa attitude. Troppo real, solo la pelliccia è finta. Vegan Queen. Allora, forse non è la mia preferita, però insomma si apprezza una produzione un po' più diversa, quindi figa, ma per ora preferisco le altre che abbiamo sentito. Andiamo alla quinta, Graffiti con Bresh.
Bella la chitarra, yes. Non mi chiedi mai. La bomboletta. Guarirai. Già mi piace questo fatto che ci sia proprio il duetto. Bellissima questa base. Per ora forse la mia prefe. Così mean. Oh mio Dio, mi ricorda un botto Madame in questa parte. Ok raga, questa sarà già la mia prefe. Luke quando parte il ritornello. Che figo. I suoi graffiti sui palazzi dentro. Qualsiasi cosa voglia dire. Mi pare che in questa canzone si parli di una coppia che si divide. Ma tu mi hai lasciato comunque un qualcosa di te. Yes. È una scelta che mi ucciderà. Se non mi vedi, guarirai. Ecco. Yes, ok, allora avevamo capito. La canzone secondo me funziona tantissimo. Io non ascolto Brash, ma mi piace tantissimo come sta in duetto con Rose. Andiamo quindi al numero 6, il mio funerale. Damn, ok. Siamo proprio in una scena. Oh mio Dio, è tipo una di quelle scene dove uno canta del suo funerale mentre è nella bara. Tipo vestita di nero, dove mi porti? Che saranno appunto i becchini. O come si chiamano quelli che portano la bara? Ah, ma se è il mio funerale, voglio vedervi ballare. Adoro. Voglio vedervi sognare, voglio vedervi brindare. No, what? Brindare ad un mondo migliore perché senza di me lo è. E io che ero già tipo, ah, ma è una canzone positive. E invece dopo mi dici, senza di me lo è. Questa base un po' rock. È strana, però è catchy. Molto carina, nel senso che effettivamente lei dice voglio vedervi ballare e noi stiamo ballando. Ma mi dispiace quando dice che è un mondo migliore senza di lei. No, bitch, noi abbiamo bisogno di questa musica. Andiamo al numero 7, Brutti Pensieri, featuring raga Da Soup. Adoro già in partenza, perché Da Soup è uno di quegli artisti trap che mi piacciono sempre un sacco, perché ha una voce particolarissima e le sue produzioni secondo me sono fuego. Sento il fischio del treno che faccio un imbuto. No, mi spiace per i paramedici che raccoglieranno i pezzi. Sporcheri casa, ero piena di pinta. Ok. Magari poi resto paralizzata. Girl! Brutti pensieri in strada, brutti pensieri a casa. Minchia raga, questi lyrics sono sul suicidio. Brutti pensieri effettivamente riflettono quello. Corrente poi riporta il corpo alla riva. Al bambino che fa castelli di sabbia rovina una vita. Oh mio Dio, che immagine inquietantissima. Già sta male, poi non puoi farmi questi vocals. Pazzesca produzione, cioè bellissima da ascoltare, ma le parole, oh, pesanti. Adesso voglio andare su Genius e vedere come la commenta. Ah ok, sono pensieri che diciamo che uno non pensa davvero, però possono sempre venire. E in questo caso il featuring serviva, perché in un certo senso l'altra persona è lì per salvarti da questi brutti pensieri. Questo è quello che mi arriva. Ok dai, sì, almeno c'è un significato un po' positive in tutto ciò. Andiamo quindi al numero 8. Hai mai visto piangere un cowboy? Io no, effettivamente, a parte nel film Brokeback Mountain. Vai gli snaps. Il radio Lana Del Rey. Tanto nessuno ci vede. Stelle dentro una Mercedes, ok. Let's go. Taylor Swift, Midnight. Vuoi lasciarti andare ma non puoi. Ma che cute. Bella la produzione. Piangere un cowboy. È una canzone contro gli uomini, quelli maci che hanno paura di piangere. E infatti secondo me Hai mai visto piangere un cowboy è proprio una reference a Brokeback Mountain. Vedi, hai paura di quello che senti. No raga, be free. Questa è un po' la Born This Way di Rose Villain. Ma poi la base è un po' country, adoro. Per ora la mia seconda preferita, raga. Mi è piaciuta particolarmente perché la base era molto ballabile e il concetto è un concetto che approvo tantissimo, quindi brava Rose. Passiamo al numero 9, Trasparente. Aiuto. Non ho più niente da perdere. Aiuto, questa base mi fa paura. Nessuno si preoccupa per me. Oh no. Vorrei sentire cosa si prova ad essere felice anche per un'ora. In mezzo alla gente.
Che figata. Quando parte. Ah, forse sono trasparente, nel senso che nessuno mi vede davvero. Oh no. Ok, ok. Mi guardi negli occhi e questo mi basta per stanotte. Cioè non serve che tu sia tipo il mio migliore amico. Non ho bisogno dell'amore di nessuno. Ma vorrei sentire qualcosa, no? Di essere almeno percepita. Oh. Bello lo sbuffo finale. Molto sad, però anche molto relatable secondo me. Passiamo al numero 10, Come un tuono featuring Gue. Cos'è questa base? Un po' Latin, ok? Di nuovo la luna piena, la moonlight. Molto Rosville encoded. Ma cos'è questa melodia latina? What? Mio Dio, mi sembra un feat con Baby K, raga. Ok. Fedina sporca. Ok, abbiamo capito che tipo di ragazzi le piacciono. Maronna, what? È letteralmente la canzone estiva di Rosville in questa, raga. Oh mio Dio, Gue. Beh, Gue, secondo me sulle canzoni latine ci sta. Saremo qui così attaccati. Non so, questi lyrics di Gue non mi sono stati molto chiari, onestamente. Però questo mood estivo, e soprattutto oggi, raga, fuori la prima giornata di sole, dopo tipo un mese, si apprezza. Posso dire una cosa? Rose mi sta un po' spiazzando con le basi, nel senso, alcune sono super trap, che in realtà sono quelle che mi aspettavo di più, alcune sono mega melodiche, poi abbiamo rock, poi abbiamo avuto la ballata country, adesso abbiamo questa qua molto latina. C'è della sperimentazione e mi piace tantissimo come cosa. Andiamo al numero 11, Io, Me ed Altri Guai. Qui c'è l'interpolazione con Tainted Love, che spoiler, io amo come canzone, e voi sapete che in realtà io in generale amo le interpolazioni. Amo i sample. Torna a casa presto e fai la brava. Quanto è perfetta l'interpolazione. Batti la porta ma se la aprirai entriamo io, me ed altri guai. Questa proprio mi è piaciuta dalla prima volta che l'ho sentita, perché oh, I am a sucker for the samples. What can I say? Passiamo all'ultima canzone, la 12, Milano almeno tu. Sei così bella dopo mezzanotte, top model passano ma tuoi occhi solo per me. Ok. Milano almeno tu ti prego, abbi cura di me. Insomma, non è che sia molto sicura, abbi cura Milano. Figa la base. Che bella la melodia in questa. Ma stiamo scherzando? La Madonnina piace sopra l'uomo di Milano? Ma poi scusate, non abbiamo commentato quel Milan Genevina? Io rido tantissimo. Roller coaster, davvero questa traccia, raga. Un po' strana come fine, posso dire. Se non altro, cioè, ho apprezzato davvero la vocalità. Cioè, forse solo i lyrics qua mi cringiavano un po', ma perché io non sono di Milano. Magari i milanesi hanno apprezzato. Però sì, insomma, questa era la conclusione. Secondo me, in realtà, non supera Radio Gotham, ma perché io, cioè, adoro il fatto che Radio Gotham sia così cupo. Poi adoro un po' appunto di più il concept Radio Gotham. Questo qua mi piace rispetto a Radio Gotham perché secondo me si sente che è ancora un po' più personale. E la cosa che appunto ho apprezzato maggiormente di Radio Sakura è il fatto che ci siano produzioni molto diverse. Qua ragazzi ho sentito davvero la vocalità di Rose al next level. Overall secondo me è davvero un bel progetto, ma il mio cuore rimane a Gotham. Quindi raga, questa era la mia reaction, fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e se ne volete vedere altre, iscrivetevi per stare sempre tuned. Se vi va inoltre qua sotto potete trovare il link a Ko-fi con cui farmi una piccola donazione. E sempre nella descrizione trovate tutti quanti i miei social. Noi ci rivediamo al prossimo video e ciao!